Allora, vi abbiamo promesso una puntata live del Lost Boy Show più breve, esatto, dal Comic Con di Bergamo. Qui siamo nella mensa del Comic Con, che è l'unico posto in cui c'è un audio accettabile. Sì, abbiamo... quindi se vedete un po' di movimento, persone dietro, bambini che parlano, normale, gente che rutta. Esatto. Potrebbe essere una naturale conseguenza del posto in cui ci troviamo. Sì, però era impensabile, abbiamo provato a farlo in altri punti, più carini, più caratteristici, più in tema col momento, ma non era proprio fattibile, non si sentiva nulla, quindi abbiamo provato questa soluzione della mensa, tanto stavamo qui a mangiare. Abbiamo anche appena finito, siamo, esatto, anche abbastanza pieni. Il nostro laudo pasto. Esatto, la mensa della megaditta. Allora, cosa volevamo parlare? Di fisica nucleare? Sì, ovvio, certamente. Della situazione della guerra civile in Russia? Sì. Oppure vi facciamo qualche opinione sul Comic Con, cosa abbiamo visto, cosa non abbiamo visto? Qualche opinione anche in merito proprio al classico nerd. Proprio. Perché noi siamo delle facce da nerd, di nerd, sì, quindi ci siamo trovati in un ambiente molto familiare, devo dire. Sì, sì. Vuoi cominciare tu? Fai pure. Ma allora, quello che posso... allora, prime impressioni sul Comic Con di Bergamo, che è una prima edizione, e l'organizzazione è la stessa del Comic Con di Napoli. Naturalmente l'affluenza che c'è a Napoli non c'è, in quanto oggi ce n'è tanta di gente, però a Napoli è proprio un'altra storia, ma è normale perché Napoli ormai è un evento che c'è da tanti anni, è il secondo evento italiano in questo campo, quindi va bene così. Secondo me questo comico potrà crescere se nel corso degli anni continueranno a farlo. L'ambiente è pulitissimo perché la zona fiera qui, insomma, tutta la struttura efficace, è nuova, molto, è molto pulita, climatizzata benissimo, e cosa che non so, ecco, io per esempio al Comic Con di Napoli ho sentito molto caldo quando sono state, non era questa stagione, anche dentro i padiglioni, qui no, qui si sta veramente bene, non poteva essere diversamente perché il caldo che c'è fuori è soffocante, micidiale, Madonna, questi giorni. Però pensate, oggi c'è talmente tanta gente che persino fuori ci sono persone in fila per fare dei firmacopie. Noi l'abbiamo fatto ieri per il firmacopie di Cristina D'Avena, però ecco, non lo farei per nessun altro in questo momento, ma non per cattiva volontà, ma perché il clima secondo me non è accettabile. Sì, non è accettabile. E, però ecco, nello spazio esterno ci sono anche altri stand e il palco dove fanno i concerti. E dentro invece è diviso in due aree, una è l'area per i gamer, e giochi e videogiochi. Giochi di ruolo, insomma c'è tutto. E è ben strutturata, devo dire, molto ben strutturata, piena di persone. Sì. E persone che giocano, sono persone molti che... tavoli per i giochi, sì, di, sì, ruolo, sì, dal vivo, tutti pieni. Tutti pieni. Che la dice lunga su quanto va il mercato del gioco di ruolo. C'è una parte di realtà virtuale anche, che sì, fa un po' ridere perché, sì, se tu abbastanza, vedi le persone che stanno giocando, viste ovviamente da fuori, sembrano un po' degli psicolabili, esatto, per dirla tutta senza giri di parole, esattamente. E quindi insomma quella è un'area veramente che va alla grande. Poi c'è un'area che io chiamo ibrida, che è l'area, diciamo, che divide un padiglione dall'altro, tanto è tutto, comunque è tutto un'unica, sì, struttura, sì, sì, sì. E dove l'aria condizionata oggi è quasi inesistente perché c'è troppa gente, e lì, diciamo, qualcuno ha rotto qualcosa, avete sentito, sì. E lì c'è, diciamo, l'ingresso, c'è la parte di snodo centrale, e poi ci sono bar, c'è la mensa dove siamo adesso, e da una parte, poi dall'altra parte poi c'è l'area manga, ci sono alcuni editori, e ci sono i gadget, ci sono le mostre, c'è Cavazzano, c'è Lady Oscar pure, che è fatta molto bene, insomma ce ne sono diverse. E sono piccoline, non sono enormi, però insomma va bene. C'è l'area Asian, che è quella più gettonata fondamentalmente, sì, c'è tanta roba, e c'è il nostro amico Sommo Buda, grande, salutiamo, grandissimo, persona squisita, uno dei tre organizzatori, sì, dell'area Asian.
E quindi insomma c'è tanta gente anche lì, tanti cosplay, anche alcuni fatti molto bene, poi vi faremo vedere delle foto. Io ho beccato un Michael Myers spettacolare perché era non solo, sì, non solo era bello a vedersi, era proprio in corso, non solo era bello a vedersi, ma oltretutto non ha spiccicato parola, in silenzio totalmente, ha soltanto annuito, che tu stai dicendo, oh, e quindi bello. Molti cosplay sono manga, devo dire moltissimi, sì, ispirati la manga parte. Che io purtroppo riconosco a stento. Anche io alcuni ormai sono fuori età, quindi molti non li riconosco. E tanti negozi, tanti stand di spade, di tutti i tipi, se vai a San Marino, Alessandro qui, perché se ne voleva comprare 3-4. La spada di Gaemon, lungo artiglio. Esatto. E io sono riuscita a portare a casa, cioè porterò a casa con me una Keyblade, non so se avete presente Kingdom Hearts, il gioco Disney, bellissimo tra l'altro. La Keyblade era la spada di Sora, il protagonista, a forma di... ce n'erano tante, quella basica diciamo era quella a forma di chiave, poi era tutta a forma di chiave, però proprio a forma di chiave regolare, e l'ho trovata, non ho resistito, l'ho presa. Comodissima da portare in treno. Comodissima da portare in treno, perché tanto, ok? Come quella chilata di libri. Che ho preso, comunque va bene, sono partita con un trolley e torno con un trolley, una borsa, un'altra cosa a tracolla e la Keyblade. E quindi ok, e insomma diciamo età media ieri era molto più alta, oggi invece sono quasi tutti ragazzi, ragazzetti. Sì, noi alziamo la media. Sì sì, noi siamo vecchi e grandi invalidi praticamente. Esatto, invalidi di tutti i lati di guerra. Ci mettiamo seduti ogni volta che troviamo un la scusa è di seguire qualche panel, esatto. E quindi insomma ecco, però le impressioni almeno da parte nostra sono veramente buone, veramente buone, perché per essere una prima edizione sta andando molto molto bene, gestita anche secondo me a modo, e quindi può solo crescere in positivo per quanto mi riguarda. I nerd invece apriamo una parentesi e poi la chiudiamo e poi parli un po' a te perché non so più salivazione. Ok. E i nerd fanno, diciamo, fanno allegria perché ce ne sono varie tipologie, i fissati che ovviamente acquistano un po' tutto compulsivamente, esatto, tipo noi. Ah, ok, noi facciamo parte di questa categoria. Poi ci sono quelli invece che vanno solo su cose specifiche, quindi sono molto puntigliosi, molto esigenti anche, e ci sono quelli molto acculturati che vogliono seguire i panel e quindi stanno lì interessatissimi, tipo noi che ci sediamo solo per riposarci e per prendere l'aria condizionata. Esatto. E poi ovviamente ci sono i bambini che sono uno spettacolo da vedere. E niente, insomma, questo è più o meno tutto. E una puntata un po' insolita dello Sbo Show, però ci stava, però, anche perché camere riunite, tra esatto, l'altro, quindi si dice in politica, no? Non si riesce mai, quindi insomma abbiamo pensato di farla così e di raccontarvi un po'. Ma non sarà l'unica, no, assolutamente. Tra agosto, settembre, esatto, ce novembre. Ne saranno altre. E però insomma ecco, abbiamo pensato di raccontarvi questo Comic Con di Bergamo visto con gli occhi dello Sboys, come si vede, esatto, dalle magliette. Magliette. E quindi niente, parla un po' tra di le cose più faccio... strane che abbiamo visto in questi giorni. Allora, negozio di Funko Pop, negozio bancarella di Funko Pop a prezzi piano, che ci denuncia questo. Non facciamo il nome dello stand, adesso vedi che qui a mangiare. Sì, sta qua. Tipo abbiamo visto un Ace Ventura a 420 euro. Giuro, sì, ma cioè, tanti a 420 euro. Tanti a 420 euro, quello che costava di meno era tipo 50, 60. No, un'ottantina più o meno. Un'ottantina, perfetto. C'era un Rocky anche a quasi 500 euro. Il che ci dice comunque che c'era un'offerta, un giro su Funko Pop. Poi c'erano molte action figure, molte, di qualsiasi dimensione tipo, anche di pregevole fattura, secondo me. Poi altre cose bizzarre che abbiamo visto, vabbè, se qualche alcuni cosplay abbiamo visto anche qui ci denuncia probabilmente, però per dare una nota di colore, il Batman dei poveri, oh, che sembrava uno uscito da Stazione Termini. Era orribile! Alloggia più che altro Stazione Termini. Madonna, infatti se lo ritrovo voglio farmi una foto. Madonna, assolutamente. La maschera è tutta storta, cioè, esatto, una roba. Tipo un sacchetto della spazzatura come cintura. Vabbè, bellissimo, orribile. Io spero sia una cosa voluta. Sì. Poi che altro abbiamo visto? C'è Gesù che gira. C'è Gesù con gli occhiali da sole. Esatto. Esatto, infatti.
poi altre cose bizzarre che abbiamo, molte postazioni di videogioco con delle file infinite per giocare. Sì, oggi sì. Noi nella postazione videogiochi abbiamo approfittato dei puff. Sì, i puff, quelli tipo dentro con la sabbia. Quelli fantoziani, no? Si segga. Sì, ieri quasi a fine giornata siamo collassati, siamo collassati sui puff per una mezz'oretta. Però è stata un'ottima idea mettere quei puff. Poi abbiamo detto tanti tavoli di giochi di ruolo, di tanti sistemi, ci sono moduli per Dungeons and Dragons di qualsiasi tipo, con qualsiasi ambientazione oramai, ma anche il gioco di ruolo del Signore degli Anelli, del Signore degli Anelli con vari regolamenti, ne abbiamo anche fatto in cetta per motivi di regalo. Esatto. E Dive Spade vi abbiamo detto, pare ci sia un nuovo business, non solo di Catania appunto. No, di tutto. Come di dicevo tutto. Ci sono tutte le spade. C'è la spada di Zelda pure, che ho puntato. Non la prendo adesso, ma prima o poi. Ecco, esatto. Poi ci sono le spade di Game of Thrones, ci sono la spada di Gaemon, la spada di Manga. E poi, scusami, mi devo correggere, cioè, perché la spada di Link, sì, ovviamente, del videogioco di Zelda, però la spada come di Link. Come sei precisa, perché sei puntuale. Sì, come sei puntigliosa. Come sei puntigliosa, come sei rompicoglioni. Esatto, a fregnacciare. Vabbè. No, niente, ieri sera abbiamo visto un po' di video di Mario Brega. Ieri sera ci siamo acculturati, abbiamo visto stazioni Fantozzi, Mario Brega, Carlo Verdone, Loris Batacchi. Sì. Siamo andati sul culturale pesante. A grande. Io pensavo l'anno prossimo, poi non so se ci appoggiate l'idea, di fare il cosplay di Mario Brega, tanto non entro un po' in età oramai, faccio tipo la barba bianca, mi faccio la panza, ho già la maglietta, qua la cinta. Io divento la Silvani, metto la parrucca. Sì, diciamo che come lessico puoi imitarla bene, diciamo così. E poi che altro? Niente, sostanzialmente questo. Io mi sono divertito molto comunque. Devo dire che è un comic con molto vivibile, perché forse è meno frequentato, non so, perché oggi c'è un botto di gente, oggi è sabato, questa registrazione, però è più vivibile, me lo sono proprio goduto. Di solito io stramazzo questi eventi, un po'. Sì, io stramazzo comunque. Tu stramazzi? No, comunque. Ieri ho avuto un crollo verticale a un certo punto, però devo dire effettivamente sì, cioè, complice anche il fatto che la gente non è eccessiva, cioè ce n'è tanta, però ovviamente ancora non è ai livelli né del Comic Con di Napoli, tanto meno di Lucca, ma neanche dell'Etna Comics, quindi insomma, diciamo, però cresce, secondo me crescerà molto. Comunque già quest'anno molto bene. Una bella lista di invitati, sì, c'era Davena, Cristina Scappia, Zero Calcare domani, oggi c'era uno dei professori Raino, credo si chiami, quello del collegio, che presentava non so cosa, e senz'altro qualcun altro che mi dimentico, però insomma c'era una bella lista di ospiti, di eventi. C'era Caverna di Platone con Sommo Buta, un altro degli organizzatori della Area Asia, anche di youtuber anche abbastanza affermati, famosi. Lei è in visione mistica, ormai vede la Madonna. No, io guardo, scusate, stavo guardando perché qui, vabbè, non... Tienimi con lo sguardo, tienimi. Sì, Sommo Verdone. Si intravede qua accanto, c'è una vetrata e fuori c'è la gente in fila per non so quale filmacopia. Vai a vedere. È lo stesso punto in cui eravamo in fila noi ieri con visioni mistiche. Esatto, per incontrare Cristina D'Avena. Quindi sto guardando un po' come scorre la fila, pensando, siete pazzi. Se vuoi uscire un attimo, puoi dirmi chi c'è. Quest'ora siete pazzi. Che ore sono? Sono 14:40. Saranno tipo 45 gradi. Sono i coyote. Esatto. Qua fuori. Sta un misto tra Messico e Borneo. Sì, credo. Esatto. Vabbè. Ma c'è Kit là, però. L'hai vista, Kit? Sì, l'ho vista ieri, però non ho osato uscire. C'è però Kit, una foto. La macchina di supercar, dopo ci facciamo coraggio, 3 secondi e andiamo a fare una foto, ci appoggiamo sulla carrozzeria, sì, che è tipo una griglia. Esatto. Niente, poi vi tocchiamo un po' di foto, lo stiamo già facendo. Ecco, una cosa che metterei è un bel wireless aperto qui. Ecco, perché... quello sì, perché manca, i cellulari prendono. Cioè, allora, io per esempio a Tim prendo abbastanza bene. Io ho 3, Win 3. Alessandro sta tipo i vecchi. Sì, a cercare. Prende. Cioè... Caricare un reel ci ha messo tipo 2 ore. Sì. E poi mi sgrida, giustamente, perché vuole vedere le vostre reazioni, i vostri like. E niente, quindi un bel wifi, ecco, se qualcuno ci ascolta organizzazione, sì, un bel wifi. Wifi e magari che altro, no, area ristoro ce ne sono, ma
abbastanza discreti. No, ce n'è una per ogni, c'è un bar per ogni, diciamo, settore. E bagni puliti, tra l'altro. Sì, io che ho, c'è l'esigenza abbastanza di prostata sensibile. Direi che è essenziale l'elemento bagno. E la mensa pure, diciamo, insomma, è ben tenuta. Però, ripeto, è tutto molto nuovo. Quindi sì, poi magari bisognerà vedere tra qualche anno le condizioni. Attualmente nostre, innanzitutto. Soprattutto nostre, ma anche loro. Quindi al momento è molto clinica, nel senso è molto... Sì, molto pulita, sì. Tra l'altro è proprio a Fiera Bergamo, dove, vabbè, un tempo c'era l'ospedale Covid, c'è la targa commemorativa. No, però molto... molto ben organizzata. Certo, se ieri non ci fosse stato lo sciopero dei treni, probabilmente come primo giorno sarebbe andato meglio. Sì, ieri c'era poca gente. Sì, magari i prossimi giorni sui vari post Instagram suoi e miei vi mostriamo un po' i nostri acquisti, tanto lei lo fa sempre. Sì. La vera nerdona, come diceva il nostro follower, o nerdaccia. E lo farò anch'io sto giro. Mostriamo i nostri acquisti intelligenti. Tra cui adesso, perché fa brutto cercarlo, ma un coso di Miyazaki. No, ragazzi, cioè, quello... No, perdonatemi. Aspettate un attimo, perché adesso Alessandro lo cerca e ve lo facciamo vedere. Questo l'ho preso perché io sono una grande fan di Miyazaki. A casa ho il senza volto della città incantata. Ho preso qui in questa fiera il Totoro. Sì, 8 euro, bellissimo. 8 euro, quindi onesto. E oggi? E poi ho preso la pallina di fuliggine della città incantata, che se l'avete visto vi ricorderete le varie palline di fuliggine. Allora, questa è un pezzetto di peluche. Sì, peluche. Con due occhi, ma sono de plastica praticamente. Vado a pagare, dico, beh, costerà tipo 5 euro. E poi mi fa 12. Faccio, ma è originale. Scusi? Ma è originale. Infatti, come vedete... Siccome alla fine io quando poi vedo una cosa mi fisso. Però 12, ma che è? Cioè, no. Vabbè. Infatti, ormai qualsiasi cosa va comparata con i 12 esatto, euro. Esatto, infatti, questo è il nostro... Allora, questo 12 euro, katana di Gemon, 40 euro. Sì, infatti. Infatti, io diciamo la verità, la stavo comprando, diciamo la tutta, poi l'abbiamo maneggiata e non siamo stati più capaci di chiuderla. No, ci scuserà di aprirla. Perché lui l'ha chiusa e poi si è aperta. Scuserà lo stendista che probabilmente ha trovato una katana danneggiata. Spero di no. Allora è saltato l'acquisto, lo compreremo nella nostra futura live di agosto. Quindi torneremo carichi di armi. Sì. Hanno magari. Va bene, con questo simpatico e costoso amico vi salutiamo e niente, noi ci siamo divertiti un botto, soprattutto perché l'abbiamo fatto insieme per una volta. Vero. E non è l'unico, ripeto. Va bene, se siete stati per caso anche voi al Comic Con di Bergamo, fateci sapere le vostre impressioni. Perfetto, va bene ragazzi, alla prossima settimana con una puntata regolare tradizionale. Esatto. Ciao.